Nattore, sto per dire. Ehi, cosa ci faccio qua? Non lo so, non lo so veramente. Nel senso, benvenuti tutti, questo è un breve video per far sapere mie notizie su che cosa sta succedendo. Non lo sappiamo, non lo sa nessuno in realtà ancora. Vi darò notizie più precise sull'argomento. L'unica cosa che so al momento è che il mio canale YouTube è stato sospeso e le motivazioni sono al momento violazione dei termini della community. Potete capire che è assurdo. Innanzitutto sapete benissimo che se un canale di 6 anni con 2500 video, dubito che possa aver violato dei termini fatto di spam o cose così, dubito. Le motivazioni, io due domande me le sono fatte e credo di avere la risposta, però al momento sei ancora abbastanza presto lanciare accuse strane. Ne parleremo a breve, quando avrò magari qualche notizia in più. Le notizie più immediate sono che ho chiesto ovviamente informazioni su YouTube. Le informazioni, ovviamente, YouTube mi risponde solo per persona robotica e messaggi automatizzati, chiaramente. E quindi è vergognoso, la trovo veramente. YouTube, ne abbiamo già parlato, ma credo che YouTube sia diventata veramente la feccia di internet, e questo è una dimostrazione in più. Ne parlerò anche un po' più un po' più nel dettaglio più avanti, ma le cose più importanti per me è farvi sapere che cosa farò nel breve periodo, molto più importante. Quello che vedete è il calendario dei miei il mio calendario di Twitch, twitch.tv/glitcher, tutto quello che vedete in cima. Al momento, fino a quando non ci saranno notizie su YouTube, chiaramente le news e tutti i vari commenti andranno su quel gruppo, sul gruppo dell'Indie Benghini. Andate a cercare Indie Benghini su Facebook, è il gruppo che contiene tutte le nostre news, le news di tutti e quattro i canali: me, Mazinga Z92, Norotus Games e la mente di Edux, di live, di puntate, di un po' di tutto, anche di scemenze che ci diciamo tra di noi, meme, c'è di tutto. Quindi se siete appassionati alla nostra community, forse quello è il posto migliore per andarci a trovare. Questo è il calendario, ma naturalmente è proprio il giorno, il periodo più preciso e più giusto per fare questa sospensione, giusto all'uscita della scuola, cioè alla fine della scuola, e nel momento in cui io questa settimana non potevo tenere questo calendario per la prima volta in un anno e mezzo, ho dovuto spostare delle cose. Quindi vi faccio vedere il calendario di questa settimana, è questo. È un po' più complesso, ho cercato di farvi vedere che cosa farò. Così, è un po' un casino di immagini, però spero sia leggibile. Innanzitutto oggi, se state vedendo questo video domenica mattina, domenica pomeriggio farò, non so ancora di preciso, quando una live sul mio canale, sempre su Twitch, e forse, come vedete nell'angolino, scritto live su YouTube, su Facebook. Ci posso provare a vedere se qualcuno ha dei problemi su Twitch ad entrare su Twitch. Il discorso potrebbe essere lo stesso: live di chat di Twitch aperta, live su Facebook. Ci provo, vedo come funziona. Non ho ancora cercato di capire, perché naturalmente è stato tutto molto veloce. Devo pensarci su. Quando vedrete il video, probabilmente starò settando qualcosa per vedere se funziona su Facebook. Ecco, diciamo così. Quindi, come ho detto a chi mi ha seguito fino nella scorsa settimana, domenica sera ci dovrebbe essere il Glitcher versus gioco, in questo caso è Milan Noir. Questa live l'ho fatta venerdì sera alle 21.30 e farò comunque la replica se qualcuno, vi metterò comunque la replica alle 21.30 se qualcuno se l'è persa e non lo sa.
Così almeno qualcuno che entra dice: oddio, ma non c'è la live. Vuol dire che è stato sotto una roccia tutto sto tempo, e tutta la settimana, e si vede la replica. E non potrò esserci, magari terrò la chat aperta così di straforo dove posso farlo, anche se non potrei farlo, però così almeno magari leggerò quello che dite e magari risponderò, ma non sarò disponibile per quello che c'è. Replica alle 21.30, lunedì. Il lunedì, anche lì, purtroppo per la prima volta dopo 100, cosa sono, 197 settimane, non ci potrà essere live al lunedì, perché lunedì sera ho un corso molto importante, sarà l'ultima volta che succede, non vi preoccupate, questo è veramente il calendario straordinario di questa settimana e non sarà quello delle settimane prossime. Quindi lunedì, essendo che alle 21 ci sarà Zetto, come vedete mi prendo faccio, abbiamo fatto cambio, alle 2 del pomeriggio inizierò qualcosa, giusto qualcosa di tranquillo per magari discutere di quello che è successo su YouTube, e ho deciso di provare a giocare a Moonlighter, che è un The Binding of Isaac incontra Resetier. Chi è appassionato del mio canale da un po' di tempo sa che sono stato sotto duro con Resetier, avevo una serie di Resetier sul mio canale e vediamo se riesco a recuperarla, chi lo sa, e meno male che volevo fare i save di tutto, ho detto adesso mi salvo tutte le live e le metto tutte su Twitch troppo tardi. Comunque è un The Binding of Isaac che incontra Resetier, quindi di conseguenza potrebbe essere interessante, ci saranno tempi e non sarà troppo veloce, quindi potremo parlare del più e del meno e riuscire a capire che cosa sta succedendo in generale. Martedì non cambia niente, alle 10 di mattina come al solito, roguelike a schifo, ho messo 4 esempi, ci saranno sicuramente questi, ci potrebbe essere dell'altro al posto di questi, alcuni di questi, chi lo sa, comunque di solito sono roguelike e giochi che vi piacciono. Al mercoledì il calendario rimane uguale, si finisce Milan Noir, sono sicuro, si finisce Milan Noir, l'ultima puntata di Milan Noir alle 21.30, giovedì facciamo il cambio, quindi eccezionalmente per la prima volta in quasi 200 puntate il Glitcher Super Show sarà alle 21 al giovedì e non al lunedì, alle 10 rimane la live mattiniera su Stardew Valley, mi sto rendendo conto adesso che mi hanno tolto da YouTube e sto facendo ancora più roba di quanto facevo prima. Non ha molto senso tutto questo, ma va bene. Vabbè, mi tolgono, mi fanno dei casini e io faccio il triplo della roba. Mi sembra giusto, no, va benissimo così. Come detto, alle 10 di mattina Stardew Valley, come tutte le mattine del giovedì, come tutti i giovedì mattina Stardew Valley. Venerdì, come in queste ultime settimane succede spesso, alle 10. State of Decay, sabato probabilmente farò qualcosa. Il random stream che arriva ogni tanto, come che è il mio solito giorno di pausa, al sabato, se ogni tanto faccio qualche stream succede, ma non lo annuncio molto, probabilmente sabato ci sarà veramente il live stream. Quindi questo è il calendario di questa settimana e basta. Si tornerà a questo calendario della settimana dopo, fisso forever and ever, senza nessun problema. Quindi, questo è il mio calendario delle live. Cosa succede a YouTube? Non lo so. Spero, sto continuando a lottare con Curse, che è il mio host, e io via mail e cose varie per riuscire almeno a capire che cosa è, qual è il problema, qual è stato il problema, ma io un'idea ce l'ho, ho paura sia una vendetta, ma quello ne parleremo quando avrò un attimino più di notizie. Ok, questo video è un po' troppo lungo e volevo tenerlo dentro i 5 e finirà dentro i 10. Ringrazio tutti e vi ricordo che se volete supportarmi c'è ci sono gli altri ragazzi che mi stanno ostando in questo momento per questo video e ringrazio ancora, ringrazio anche tutti quelli che mi stanno vedendo su Facebook e ringrazio sempre i Patreon, patreon.com/glitcherud, l'unico modo sicuro per supportarmi se mi volete supportare non solo psicologicamente ma anche monetariamente, economicamente,
visto che Facebook può, YouTube può fare così, sei fuori, senza senso. Ci vediamo stasera e oggi pomeriggio. Ta-ta!